ragazzi, sono Stagiale e benvenuti sul mio canale. Terza giornata di ottavi. Avete visto, oggi è uscito Brasile-Messico, quindi si va avanti con i pronostici. E Belgio-Giappone, ragazzi. Veramente partita orribile, quella tra Brasile e Messico, partita che non credo esisterà mai nella storia del calcio. Vado a vedere per avere conferme. Il sondaggio l'ha vinto il Belgio ampiamente, quindi andremo a utilizzare la squadra di Lukaku, De Bruyne e compagni. Allora, in sostanza, siamo contro il Giappone, seconda volta che il Giappone entra nei nostri pronostici. La prima abbiamo battuto 1-0 con la Colombia, e poi te, ragazzi, Kawashima ci ha parlato veramente di tutto, quindi il nostro problema, il nostro ostacolo sarà quello. Non è la seconda volta che siamo il Belgio, la prima abbiamo vinto sempre 1-0 contro l'Inghilterra all'ultima giornata, l'ultimo pronostico della fase a gironi, e andiamo a farci la formazione adesso. Mettiamo Courtois in porta. Vertonghen, Kompany e Alderweireld ormai sono confermati. Meunier sulla destra, De Bruyne aumentato, ha pregato 81. Witzel ci sta, con Carrasco, Xavi potrebbe avere un'opportunità a partita in corso, Hazard, Mertens e Lukaku, Batshuayi. Chiosa sa potrebbe fare il suo ingresso. Abbiamo sì, due attaccanti, due centrocampisti, due difensori e un portiere. In panchina Rostov Arena, Rostov sul Don. Domani sera, ore 21. Ragazzi, ormai non posso più fare commenti prima dell'inizio della partita. Direi è partita facile, perché ormai si sa, ragazzi, che davanti ai supplementari con Spagna-Russia, usando la Spagna, quindi tutto è prevedibile. Ho preparato ieri questa partita, l'ho vinta. C'è sempre una bellissima nella preparazione. Sfide internazionali fra grandi squadre, l'atmosfera all'interno dello stadio è fantastica. Però siamo pronti. Mai dire mai. Si inizia, si comincia. In Giappone con la Colombia c'è stato di più da torcere. Poi ieri ho fatto una partita, ho fatto Senegal-Messico, finita 3-2, 2-0 Senegal, peggio 2-2 del Messico, rigore 90esimo, grazie. Ho dovuto alcanzare, per fortuna. Qua ragazzi, Rostov Arena, non so quante volte ho giocato a Rostov Arena, sinceramente. Vabbè ragazzi, ogni partita ha il suo fascino, e a parte casi rari, che non ci siano partite uguali. Courtois, Kompany, ragazzi, si conosce benissimo. Alderweireld e Vertonghen. Quello mi sembra Carrasco, De Bruyne sicuro, quello dopo. E poi tutti non li conosco, ragazzi. Di nome sì, ma di faccia magari no. Eccolo Kawashima, ragazzi, portiere del Metz, mi sembra. La squadra, non la ricordo, comunque la squadra che è arrivata ultima in Ligue 1 in Francia quest'anno. Però ragazzi, Kawashima, nonostante tutto, è stato il migliore dei suoi e si è così guadagnato la promozione al mondiale. A parte che vede il portiere giapponese, ragazzi, non è che ce ne siano tantissimi, però Kawashima se lo sarà meritato. Allora, vediamo le sue formazioni. I nostri ragazzi ormai li conoscete, li abbiamo visti prima. Courtois, Alderweireld e Kompany, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Witzel, Carrasco, Mertens, Hazard e Lukaku. Bacioia, Hazard, Fellaini, Telemann, Vermaelen, Boyata e Mignolet. In panchina Boyata ha giocato contro l'Inghilterra l'altra sera. Giappone, Kawashima, appunto. Sakai Yoshida, Shoji Nagatomo, Araguchi, Shibasaki, gli altri due non sono fatti a leggerli, Kagawa, ex Bruce Dortmund, non so se ci gioca ancora, e Osako davanti, ragazzi. Quindi Kagawa è un po' come il Carlos Vela del Messico, ce la facci, molta attenzione ragazzi, come Eriksen, e partiamo. Niji fuori gioco subito. Stavano già per andare a fare gol, li abbiamo fermati. Viene da una doppietta che gli ha dato morale e fiducia. Attenzione, alla palla dentro. Ragazzi, ormai è un appuntamento fisso col gol loro all'inizio. È un appuntamento fisso.
È un appuntamento fisso, è un appuntamento fisso. Un gol loro all'inizio. Ormai tutte le partite, guardatele, c'è tanto ormai tutto uguali. Courtois non esce, ovviamente si va a battere da giocatore, con tutto il rispetto, si è guadagnato il mondiale, ma si chiama Inui. Inui. Vabbè, può succedere, è probabile. Belgio si avvicina all'area. Mertens, Lukaku, Murato, calcio di punizione, calcio d'angolo. Suba quindi l'azione d'attacco. Lukaku sotto porta, spazza. Cerca la rete. Tiro Kawashima. Comincia adesso a parare Kawashima e non ci si esce più. Vabbè. Inizia dentro per Lukaku, 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 Lukaku. Sinistro, la palla rimane lì e Mertens ovviamente si blocca. De Bruyne, palo. Palo. Ragazzi, c'è proprio poco da fare. Araguchi, bravi, qualche difesa. Due difensori del Tottenham, un difensore del PSG. Nel Manchester City, giustamente, ragazzi, difendono come difesa della Ternana, forse. Sinistro! Destro, vanno, guardate, non riescono anche più a distinguere sinistra-destra. Questa è una grande occasione sprecata. A Kawashima va rinvio. Witzel! Finalmente, ragazzi, il gol della bandiera! Perché diede pareggio. È troppo utopico come termine. Perché tanto nel giro di due minuti, ragazzi, rimonteranno tutto, cioè torneranno avanti. Gol di Witzel nell'angolino, ragazzi, sono venuti 40 minuti di pressing asfissiante, però l'abbiamo fatto. Cioè, forse è l'unico che facciamo tutta la partita, però si è fatto. Hanno pareggiato, dunque. Ex Zenit, Witzel. Azebe. Yoshida interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Lukaku, ma la situazione la potrei anche far fare, però vabbè, finisce qua 1-1. Inui e Witzel. Va bene. Guarda, visto i precedenti, 8 tiri a 2, 3-1 in porta per noi, va anche più che bene. Vediamo adesso di fare passare il vantaggio nel secondo tempo. Palme in mezzo! Autogol, va bene, autogol. Questo, ragazzi, lo considero un regalo che FIFA mi fa. Va bene, 2-1, 48esimo. Adesso, ragazzi, ci sarà da difendere perché loro torneranno subito in vantaggio, ragazzi. Prima pareggiano, poi torneranno subito in vantaggio. Basta scorrere più avanti il video ormai. Autogol di Soji. Quindi alla fine due gol li ha fatti loro. Comunque sia, hanno fatto più gol di noi alla fine. Vabbè, andiamo sulla difensiva col contropiede. Tanto non servirà a nulla perché torneranno a pareggiare. Tiro, traversa. Che cosa vi ho detto? C'erano quasi, Il compagno. Palla gestita da Hazard fuori, Kawashima. Se lo facevano loro questo tiro, ragazzi, si imbucava tranquillamente. Ma vabbè. Va De Bruyne dall'angolo. Niente da fare, allora De Bruyne. Per Hazard, Kawashima. Adesso facciamo un po' di cambi. Facciamo entrare Fellaini per Witzel e Vermaelen per Vertonghen. Intanto ormai abbiamo imparato che tu abbia Chiellini o che tu abbia l'ultimo difensore preso
A caso, gol, se te vogliono fare te lo fanno uguale. Destro palo! Secondo, Convincente, decisamente positiva. Era tra i più attesi e si è fatto. Beh, bel lavoro. Vabbè, spero ci senta ancora l'audio. Secondo palo, Che prendono. Guadagna metri il Belgio. Company da fuori, piedi di legno. Mai far tirare un difensore centrale, regola numero uno del calcio. Esce Nagatomo, un problema a meno. Tanto il gol lo fanno, perché lo fanno. Kagawa dentro, Courtois, gol! Cosa vi avevo detto? Cosa vi avevo detto? Cosa vi avevo detto? Ripeto, cosa vi avevo detto? Che gol prima o poi arrivava! Che gol prima o poi arrivava ed è arrivato! Appena, ma è arrivato! È arrivato quando? Al 90esimo! Mertens! Mertens! E questo ve lo beccate e vi beccate anche il replay. Vi beccate anche il replay perché non è possibile che con 4 tiri in porta vi meritiate di fare il nostro stesso risultato. Non ve lo meritate mai nella vita. Colpo da biliardo di Dries Mertens e si va a vincere, ormai si può dire, questa partita. Sembra un po', ragazzi, la fine della finale, del prossimo della finale dell'Europa League, quando con Germain, gol simile, si è trovato il gol della vittoria. Adesso fine partita, si va a vedere le statistiche e vedrete che abbiamo dominato. Però, ragazzi, FIFA è STR, perché non sono uno che usa brutti termini dal vivo. Finisce qui. Ed eccolo il fischio finale. Risultato che deve essere così, che deve essere così. Decide attaccante del Napoli, Dries Mertens. Buona la sua prova, decisamente sopra la media, può fare ancora di più, ovviamente, ma insomma già un buon punto di partenza. È stato l'eroe di giornata grazie al gol, partita arrivato nei minuti finali, ci ha creduto fino all'ultimo. Ok, cioè, alla fine ha fatto tre gol loro, due gol noi, perché un autogol, tiri 14-6. 14-6 per noi. In porta 8-3. Noi 8 tiri ne abbiamo messi dentro 2. Ne abbiamo messi dentro 3 su 8. Loro l'hanno messi in porta 2 su 3. Cioè, questo per farvi capire. L'intelligenza di FIFA che ogni tanto ti fa salire veramente il fascismo a livelli alti. Ragazzi, vi ringrazio. Ci vediamo domani con... che tutti questi pronostici, ragazzi, ci sto diventando veramente matto. Svezia-Svizzera. E poi Colombia-Inghilterra. Ciao a tutti, ragazzi, grazie della visione, ci vediamo domani. Ciao a tutti, ragazzi.